Bentrovati con Salvatore Angione, che è appena ritornato da Roma in una riunione con la capogruppo ICCREA e una serie di manager di banche nazionali per fare il punto sulla situazione attuale. Allora Salvatore, lo facciamo insieme. Che cosa è venuto fuori dall'incontro? Beh, il mese di dicembre è un mese molto intenso perché le attività della capogruppo stanno volgendo al termine sotto il profilo del piano industriale e della pianificazione strategica, soprattutto nel periodo tra il 2019 e il 2021. La capogruppo chiede il contributo delle singole associate e noi ovviamente stiamo ponendo sul tavolo del lavoro alcune questioni di carattere strategico, nel senso che è chiaro che la riforma dà un'opportunità importante perché mette in sicurezza il sistema del credito cooperativo, ma allo stesso tempo noi ci teniamo a salvaguardare quelle che sono le caratteristiche tipiche di una banca locale, di una banca di credito cooperativo. Quindi all'interno di un piano industriale complesso come quello della capogruppo occorre tenere in considerazione che noi non possiamo abbandonare i principi della mutualità, della solidarietà, di assistenza al territorio. E questo ovviamente sui tavoli di lavoro noi dobbiamo farci valere sotto questo profilo. Devo dire però che il piano industriale della capogruppo consente a un gruppo che ormai diventa il terzo in Italia per patrimonializzazione, il quarto per i volumi sviluppati, consente veramente di essere competitivo in uno scenario sempre più globalizzato e quindi credo che anche le singole associate, le singole BCC devono sfruttare questa opportunità di ulteriore rafforzamento ed efficientamento, perché è chiaro che il compito svolto da una banca, soprattutto locale, in primis è quello di salvaguardare i risparmi del territorio e con quei risparmi dare iniezione di liquidità allo stesso territorio affinché poi il tessuto economico locale possa crescere in prospettiva e possa creare valore per tutti gli stakeholder del territorio stesso. Noi il 16 dicembre prossimo terremo l'assemblea straordinaria per l'adesione alla capogruppo. In quell'occasione noi illustreremo ai nostri soci quelle che sono le dinamiche fondamentali di questo processo di riforma, soprattutto quello che saranno le nuove opportunità che si aprono facendo parte di un gruppo solido che ha una prospettiva di ulteriore crescita e che credo creerà molto vantaggio anche per i nostri soci e clienti del territorio.